viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore. Siamo qui all'Hotel Serena Majestic di Montesilvano, dove l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani e l'Istituto Caporale di Teramo hanno organizzato il primo convegno internazionale dal titolo La veterinaria nelle emergenze, preparazione, programmazione e intervento in situazioni di calamità naturali e di emergenze epidemiche. Qual è stata la vostra attività veterinaria in occasione dell'emergenza del sisma del 6 aprile all'Aquila? Il dottor Bertolaso mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'azione veterinaria all'interno della funzione sanità. Poi come istituto zooprofilattico di fatto abbiamo fornito tutto il supporto logistico non esisteva, dai trasporti alle comunicazioni a tutta la questione la stampa dei manuali per la formazione del personale delle cucine, per tutte i proprietari degli animali e tutta una serie di base dati che abbiamo costruito per monitorare le azioni e i risultati. Beh, quello è stato tutto un supporto fatto all'Istituto Zooprofilattico. Lei è stato tra i primi ad arrivare. Quale problema ha incontrato appena è giunto all'Aquila? Il problema credo che sia fondamentalmente quello che mi sono trovato in un sistema semi-organizzato e questo ha creato difficoltà, nel senso che se il sistema non è perfettamente organizzato c'è bisogno di, ci perdono molte energie a cercare di organizzarlo. Per la parte veterinaria io dico in modo relativamente comprensibile, non era una delle priorità, anche perché spesso e volentieri, purtroppo, si ignora l'importanza che i veterinari hanno nel garantire l'igiene degli alimenti e quindi dell'alimentazione dell'uomo. Quella è una cosa abbastanza strana, però penso e spero almeno che dopo l'esperienza aquilana questo cambi fortemente. Voi avete avuto anche un altro grave problema, che è stato il randagismo. Abbiamo potuto arginare fondamentalmente in due modi: nel primo luogo perché abbiamo gente, per quello che ci riguarda come istituto zooprofilattico, che ha un'esperienza riconosciuta in Abruzzo, no, ma a livello internazionale sì, sulla lotta al randagismo. E anche dal fortissimo aiuto che ci hanno dato le organizzazioni del volontariato, che sono state molto brave ad accettare le regole del gioco e quindi hanno dato uno straordinario contributo nel gestire questa problematica, oltre che naturalmente anche i veterinari liberi professionisti dell'Aquila, che anche loro, organizzati e indirizzati in un certo modo, hanno sicuramente contribuito moltissimo. Il problema degli animali da reddito non è stato grande, nel senso che voi tutti gli abruzzesi lo sanno, insomma, quello che è stato colpito è stato l'Aquila e le frazioni immediatamente vicine. Dunque il problema vero è stato quello degli animali da compagnia, cioè cani e gatti per capire, e abbiamo dovuto gestire tutta questa situazione e che non era stata prevista, per cui non avevamo linee guida a cui riferirci o manuali a cui riferirci e quindi abbiamo dovuto inventare tutto un sistema per gestire anche questo tipo di cose. Cosa hai imparato da questa situazione? Ho imparato tanto, per la verità. Ho imparato moltissimo sulla questione dello stress straordinario e che cosa succede quando devi gestire e hai la responsabilità di gestire in situazioni di stress. Quando devi cercare di gestire, l'ego delle persone, non l'ego in senso negativo, in senso positivo, comunque gli individui nell'ambito di organizzazioni che devono, già loro sono stressati come tutti quelli che oggettivamente erano dell'Aquila,
ovviamente, e li devi gestire all'interno di organizzazioni che devono funzionare sotto stress, nel senso che devono operare a velocità, prendendo decisioni, e non è semplice. Credo che la gestione delle persone è stata una grande lezione, devo essere onesto. Probabilmente, come al solito, in questa non sono particolarmente bravo, ma credo che alla fine però le cose sono andate bene, anche perché tutti hanno fatto tutto il possibile e di più. L'obiettivo di questo convegno è naturalmente condividere con tutti gli interlocutori interessati l'esperienza del terremoto aquilano del 6 aprile del 2009, in occasione del quale sono state in verità organizzate attività di sanità pubblica veterinaria di supporto nei luoghi colpiti, e la gestione tempestiva dell'emergenza è stata fondamentale per la tutela della salute delle popolazioni, per la sorveglianza della sicurezza alimentare, per la sanità e soprattutto per il benessere degli animali. Qual è stato il ruolo dei NAS in questa emergenza terremoto all'Aquila? Beh, i NAS sono arrivati due giorni dopo il terremoto, tra l'altro non soltanto i NAS di Pescara, ma i NAS limitrofi, Bari, Ancona, Roma. Hanno saturato in sostanza, per quello che potevamo fare, tutto ciò che è la nostra missione istituzionale, cioè la tutela della salute e della sanità in generale, e soprattutto in quel momento quella della salubrità alimentare. Quindi la nostra presenza si è svolta nell'ospedale distrutto dell'Aquila e anche nelle tendopoli, dove poi abbiamo verificato la possibilità che ci fossero degli alimenti non conformi, e quindi sono state distrutte tonnellate di materiale. A tutto questo si aggiunge che ho avuto la grandissima soddisfazione che i miei uomini sono stati ampiamente apprezzati non soltanto dal dottor Bertolaso, capo della Protezione Civile, ma dalla popolazione. E tutto questo ha portato poi alla fine alla proposta da parte del Ministro della Salute, del professor Fazio, di concessione della medaglia d'argento al NAS di Pescara, medaglia d'argento al merito della sanità pubblica, e al capitano Sciarappa, che è stato il comandante che ha coordinato questi interventi sotto ritorno, della medaglia di bronzo al merito della salute pubblica. E questo grazie anche non soltanto al nostro lavoro, ma a questa fraterna collaborazione che abbiamo avuto con i veterinari sul posto, perché abbiamo lavorato e siamo andati in giro anche in condizioni meteorologiche non proprio migliori. Senta, generale, è fuori del terremoto, che lavoro svolgete generalmente? Allora, prima di tutto bisogna dire, noi abbiamo 38 nuclei a livello nazionale. Questi 38 nuclei si interessano di varie cose, tra le più grosse sono sicuramente la sicurezza alimentare, quello che dicevo, cioè la salubrità degli alimenti, gli animali da reddito. Non dobbiamo dimenticare che la prima catena alimentare sono gli animali da reddito e non la fettina, come io amo dire, o il petto di pollo che troviamo nel supermercato, ma l'animale, perché l'animale può avere dei corticosteroidi, può avere assumere degli alimenti che non siano nella norma e quindi poi provocare delle malattie. E poi un altro grosso settore è quello della sicurezza sanitaria, quindi sanità pubblica e privata, farmaceutica, professioni arti sanitarie, doping e animali d'affezione. Quindi anche i nostri cani, i nostri gatti fanno parte del lavoro che fanno i NAS a livello nazionale. Come giudica la situazione in Abruzzo? Attualmente ritengo che la situazione sia migliorata moltissimo. Io posso sicuramente dire, avendo vissuto come carabiniere due terremoti, cioè quello del Friuli del 75 e quello dell'80 in Irpinia, e quando sono arrivato qua la prima volta, sono arrivato il 9 aprile, quindi tre giorni dopo il sisma, mi sono meravigliato che già c'erano tutte quante le tende pronte, le tendopoli erano funzionanti, cosa che abbiamo verificato successivamente con il ministro, l'allora sottosegretario, oggi ministro della salute, professor Fazio, che abbiamo fatto il giro un po' dei vari campi, delle varie tendopoli, abbiamo visto che funzionava tutto alla perfezione. Ed è importantissimo questo, è importantissimo perché in quei momenti c'è veramente bisogno
di grande solidarietà e di grande attenzione da parte di tutte le istituzioni dello Stato, e noi speriamo e credo che abbiamo fatto la nostra parte. L'iniziativa ovviamente presenta risvolti di notevole carattere scientifico ai fini della programmazione, della prevenzione e dell'azione necessarie in caso di calamità, soprattutto per quanto attiene gli aspetti legati alla medicina veterinaria. Un'occasione dunque utile per riflettere su esperienze di gestione di emergenze sanitarie ed epidemiche in scenari in continuo mutamento. Com'era la situazione appena arrivato all'Aquila? Dal punto di vista sanitario ci si è immediatamente preoccupati di capire come si potessero assistere i feriti e come si potessero immediatamente, come dire, non aggravare anche la situazione ospedaliera, che l'ospedale era crollato e quindi non c'erano punti di riferimento. È stato attivato immediatamente un servizio medevac, cioè è stata attivata immediatamente l'evacuazione per elicottero. Sono stati interessati tutti gli ospedali della regione, più qualcuno anche extra regione, dei più vicini. Contemporaneamente si è cercato di mettere in piedi subito nello stesso sito ospedaliero un sistema sanitario. Ares Marche ha immediatamente montato il suo ospedale da campo. Il rapporto con l'istituto zooprofilattico qual è stato? Lo zooprofilattico di Teramo è gestito da Vincenzo Caporale, che ha un caratterino uguale al mio. Però con Vincenzo Caporale ci conosciamo da molti anni ed è stato per me una piacevole sorpresa trovarlo già attivato all'interno della Dicomac. Vincenzo Caporale non è solo un uomo di scienza, è anche un grande organizzatore, e quindi ci siamo trovati immediatamente d'accordo su che cosa fare e in particolare sulle persone, sugli obiettivi cui rivolge la nostra attenzione, perché la problematica veterinaria, per esempio, è anche una problematica di ordine economico. Non è solamente il benessere degli animali da compagnia, ma anche il benessere degli animali da reddito. E far ripartire l'economia all'Aquila forse è la prima cosa che va fatta, perché sennò l'Aquila non rinasce. È passato un anno, come l'ha trovata l'Aquila? Un grande set, non mi piace. Credo che l'Aquila ci abbia bisogno di intelligenze e anche un po' di silenzio. Sull'Aquila bisogna cominciare a lavorare per far ripartire il tessuto sociale. Il tessuto sociale non significa obbligare i ragazzi universitari a rimanere in quell'università, ma offrirgli la possibilità di rimanere iscritti andando anche a formarsi fuori, per esempio. Non si possono chiudere le porte per non far scappare i buoi, come si dice, perché bisogna dargli serenità e possibilità. Far ripartire l'Aquila significa riaprire le attività industriali dell'Aquila. Far ripartire l'Aquila significa sì dare le case alla gente, ma dare alla gente la sicurezza. Io ho sempre detto attenzione a far promesse agli abruzzesi, li conosco un po'. È gente abituata a grattare la terra dalle montagne. Se tu gli dici di non bere per 5 giorni, loro non bevono per 5 giorni. Ma il 6° giorno ti dicono: ma avevi detto che il 6° giorno mi avresti dato l'acqua, dov'è l'acqua? Ecco, io credo che ci sia bisogno di capire di più il sistema abruzzese, che è un sistema complesso, per molti versi ancora chiuso, per molti versi non aperto rispetto al resto dell'Italia per motivi di logistica, di tradizioni culturali e quant'altro, ma estremamente ricco di umanità e di capacità di lottare. Allora bisogna poggiarsi un po' di più sugli abruzzesi. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, Italia che non muore.